Stato intitolato Caporali come primo giudice. Figura di spicco nel panorama cittadino e giostresco, stimatissimo sia in Piazza Grande che fuori, è stato punto di riferimento ed esempio per i colleghi che lo hanno affiancato nella giuria della giostra del Saracino. I suoi valori, oltre alla riconosciuta competenza nel saper misurare i punteggi mancati nel tabellone da giostra al termine delle carriere dei giostratori, sono stati il sigillo della valida e regolare interpretazione del punteggio. Ritira la targa il figlio Gaetano. Targa alla memoria di Guido Cinquini, 26 novembre 1910, 4 maggio 1989. Autorevole e stimato maestro di campo, svolse con impeccabile professionalità e competenza il prestigioso ruolo di massima autorità in campo. Negli anni 50, per un intero decennio, le sue inappellabili decisioni hanno regolato in Piazza Grande lo svolgimento della sfida contro il re delle Indie. Guido Cinquini ha sempre dimostrato passione per la giostra del Saracino, contribuendo con la sua autorevolezza a mantenere l'ordine tra le compagini giostresche. La sua serietà e compostezza sono state esemplari per il regolare susseguirsi delle carriere dei giostratori e apprezzate dai quartieri e dagli appassionati della giostra. Ritira la targa la nipote signora Gabriella Cinquini. Premio alla carriera. A Massimo Benigni, aretino appassionato ed esperto conoscitore della giostra del Saracino, per aver contribuito costantemente, attraverso la sua attività giornalistica e letteraria, a promuovere e valorizzare la rievocazione storica aretina. Coautore dello storico volume fotografico sulla giostra del Saracino, per decenni e tutt'oggi strenna dell'amministrazione comunale, in occasione di importanti incontri, Benigni ha ricoperto anche ruoli attivi all'interno di associazioni e autorevoli organi giostristici. Negli anni Ottanta è stato presidente del gruppo musici della giostra. Con lui gli squilli delle Tiarine hanno marcato i confini nazionali. Benigni ha poi ricoperto per molti anni il ruolo di giudice ed ha addirittura indossato la toga da magistrato della giostra dal 1983 al 1985 e dal 1991 al 1993. Tutt'oggi, dalle colonne del quotidiano La Nazione, con i suoi articoli, Massimo Benigni contribuisce ad alimentare la partecipazione della città agli eventi giostreschi, coltivando la passione tra le generazioni di aretini cui sta a cuore la giostra del Saracino. Massimo Benigni. Donato, 125ª edizione in programma sabato 22 giugno, è dedicata alla Fraternità dei Laici, già Fraternità di Santa Maria della Misericordia, nel 750esimo anniversario dell'approvazione dei suoi statuti. La giostra della Madonna del Conforto, 126ª edizione in programma domenica 1 settembre, è dedicata a Giuseppe Verdi, nella ricorrenza celebrata in tutta Italia del duecentenario della nascita.
comunica che è stato pubblicato l'annuario 2012 di vicissitudini, notizie e documenti di un anno di giostra curato dall'archivio storico del Comune di Arezzo. Il gruppo musici della giostra del Saraceno eseguirà ora l'inno della giostra.